Osteria Spadari. Io sono Valentina e oggi vi insegnerò a sfilettare un rombo. Abbiamo qua un bellissimo rombo chiodato, chiodato perché proprio sulla pelle, come potete vedere, presenta dei chiodi che non sono altro dei piccoli ossicini. Ok, iniziamo a ricavare i filetti. Dal San Pietro, come dalla sogliola, ne verranno fuori 4. Quindi cerchiamo di seguire le sue linee naturali. Vedremo qua, un po' in controluce, la linea naturale del pesce. Quindi partendo dalla coda, ossia la zona più visibile, andiamo a inciderla fino a fermarci in prossimità della testa. Incidiamo qua. Iniziamo a sfilettare tenendoci sempre vicini alla spina. Procediamo delicatamente e senza fretta. Ecco, cerchiamo di staccare l'interiora, anzi, queste sono uova, l'interiora non le ha più perché il pesce è stato già pulito al suo interno. E come ci avviciniamo alle pinne laterali, ci fermiamo. Eccoci qua. Ci fermiamo perché andremo a inciderle dalla parte superiore. Quindi non faremo altro che ritagliare tutti i bordi del pesce. Torniamo da questa parte e noteremo che con facilità il filetto è pronto. Abbiamo girato il rombo, andiamo a ricavare il filetto dall'altra parte, quindi partiamo con, a differenza di prima, con l'incidere tutto il filetto sul lato. Qua ci fermiamo più in alto e incidiamo anche attorno alla testa. Quindi abbiamo fatto il contorno, andiamo a ricavare i filetti. Partiamo dalla coda, quindi sempre con la punta del coltello verso la spina centrale. Ci portiamo verso le pinne laterali. E anche il secondo filetto è pronto. Giriamo il pesce e andiamo a ricavare gli altri due alla stessa maniera. Adesso andiamo a levare la pelle in modo da ottenere il filetto bello pulito. Quindi partiamo dalla coda e incidiamo leggermente in modo da staccare un pezzettino di pelle dalla polpa. Poi con due dita premiamo sulla pelle, lavoriamo con la punta del coltello e sfiorando delicatamente la pelle e proseguiamo sempre più vicini alla testa. Ecco, possiamo farlo tutto d'un colpo,
questa maniera, il filetto è pronto, oppure prendiamo l'altro, quindi riprendiamo. Se vogliamo essere più sicuri del lavoro che stiamo svolgendo, man mano che andiamo avanti solleviamo la carne e vediamo la pelle.